centinaia di persone sono rimaste intrappolate per 4 ore al drive-in di Pentimele, periferia nord di Reggio Calabria, pur di sottoporsi al tampone anti-Covid. Ci sono gli abituè del tampone e chi ha avuto un contatto con un positivo al coronavirus, ma pure bivaccinati costretti al tampone per via del lavoro. Resta la rabbia di tanti reggini, molti in fila dalle 8 fino a mezzogiorno senza che nessuno abbia spiegato loro il reale motivo di 4 ore in coda. Poca organizzazione e pochi addetti ai tamponi. Dovrebbe esserci più personale. Per il disagio di Reggio comunque di questi giorni, dalle 8 meno 10 che siamo in fila e non sappiamo a mezzogiorno se passiamo nemmeno. Perché mezzogiorno è l'orario di chiusura. Siamo francamente incazzati. La Casa della Salute di Scilla è una struttura pubblica, perché è chiusa? E vista la lunghezza dell'attesa, c'è chi ne approfitta per lavorare in videoconferenza. Durante l'attesa per i tamponi si fa anche questo, sì. Si lavora? Si lavora, sì, sono in videoconferenza con l'Ordine degli Architetti.